Per parlare di Cabernet Franc dobbiamo pensare alla sua provenienza d'Oltralpe. Il Cabernet Franc, a seconda di dove viene allevato, ha diverse caratteristiche, sia a livello di uva, ma poi anche a livello di vino. Nel nostro caso, il Cabernet Franc, Conte Brandolini, rispecchia un po' quello che sono le caratteristiche della nostra terra, quelle che sono le caratteristiche della terra di Ristorta. Il Cabernet Franc in genere in Friuli ha delle note molto molto spiccate, molto molto fresche, qualche nota addirittura viene definita legata all'erba, al dralcio, note vegetali. Ecco, per quello che riguarda il nostro prodotto, invece continuiamo il nostro percorso nella ricerca dell'eleganza e della sapidità. Questa versione 2017, ottenuta dalla vinificazione separata di due diversi vigneti, questi due vigneti che vengono vinificati separatamente, come un po' la nostra consuetudine, lo facciamo anche con il Refosco e lo facciamo anche con il Merlot Vistorta, in particolar modo con il Vistorta, la valorizzazione dell'uva del singolo vigneto. Anche per il Cabernet Franc avviene la stessa cosa: permanenza e fermentazione in vasche di cemento, per poi passare. Ecco, una particolarità rispetto al refosco che soggiorna per un anno intero in botte grande, per il Cabernet Franc è il passaggio in legno piccolo, in barrique di terzo passaggio, per un periodo che varia da vendemmia a vendemmia. Non c'è nulla di ormai pensato, di standardizzato. In questa versione 2017 la sua permanenza è intorno agli 8 mesi. Il Cabernet Franc, come dicevamo prima, ha delle caratteristiche molto particolari che ricordano molto la freschezza. Nella versione 2017 invece abbiamo una spezia molto molto spiccata. Questa è un po' la caratteristica di questo Cabernet Franc. Negli anni 80 la diatriba tra Cabernet Franc o Carmenère ha divertito sicuramente gli appassionati. Il Cabernet Franc, con la sua spezia è riconoscibile rispetto al Carmenère con delle note un po' più vegetali, un po' più fresche. Ecco, con questo vi saluto.